Buongiorno, oggi arriva una doccia fredda per la Puglia. Nei giorni scorsi abbiamo partecipato alle riunioni convocate dall'assessorato regionale allo sviluppo economico e dall'assessorato al bilancio per parlare di ZES, zone economiche speciali, che portano nuovi incentivi, nuovi benefici per le aziende che decidono di fare investimenti nel nostro territorio. Ne erano previste due inizialmente, quella per l'area ionica e quella per l'area adriatica, e abbiamo tutti partecipato collaborativamente a questa iniziativa. Abbiamo anche coinvolto amministratori comunali del nostro territorio perché pensiamo che la ZES sia una opportunità per tutti da non farci scappare. Però oggi purtroppo apprendiamo che il governo centrale ha deciso di ridurre la perimetrazione delle ZES, e cioè attribuisce alla Puglia soltanto 30 km quadrati per due ZES, che invece in altre regioni con la stessa estensione è approvata una ZES. Questo significa perdere tanti benefici. Bene, noi siamo stanchi di queste diatribe interne al Partito Democratico, alle correnti che, anziché avvantaggiare la Puglia, benché sia dello stesso colore politico del governo nazionale, la sta continuamente penalizzando. E questo non va assolutamente bene. Allora noi chiediamo che adesso tutto il Consiglio regionale faccia squadra, faccia fronte comune, al di là delle appartenenze partitiche, al di là delle bandiere ideologiche, e si interloquisca seriamente da un punto di vista istituzionale con il governo centrale. La Puglia non può perdere questa occasione. Si tratta di benefici fiscali, si tratta di incentivi, si tratta di possibilità di creare nuova occupazione. Per il nostro territorio questo è fondamentale. Adesso il governo e il ministro De Vincenti hanno deciso di penalizzare la Puglia e gli amministratori regionali gridano allo scandalo. Ma di che? Sono dello stesso partito, sono della stessa parte politica. Noi siamo pronti invece a fare squadra insieme. L'interesse di questa comunità è fondamentale, proprio in questo periodo di stagnazione economica, cercare di dare una opportunità a questa comunità. Siamo stanchi di zone industriali in cui i proprietari di terreni pagano tasse di suoli edificatori che in realtà non sono mai stati edificati e continuano ad essere abbandonati. La ZES può rappresentare una opportunità. Noi non vogliamo che una lotta di partito penalizzi i pugliesi e chiediamo tutti insieme, nell'interesse del nostro territorio, del nostro sistema economico e produttivo e della nostra comunità, che il governo torni sui suoi passi, e su questo la Regione faccia squadra e sia compatta per chiedere che in Puglia ci siano le ZES, quella ionica e quella adriatica, con una estensione adeguata, e ci sia questa opportunità di sviluppo e di ripresa economica per la Puglia. Buona giornata.